Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Bene, altro unboxing, altro corso. Finalmente in questa vita, dopo quasi un anno, perché ad aprile è un anno, stanno questa gente molto bella, cioè gli Icon. Sono riusciti a prendere un album loro, finalmente, non ho niente, perché sono dei maledetti, costano un sacco di soldi e soprattutto certe cose sono introvabili, quindi ho detto, sentite, l'ultimo, almeno quello. Che sia possibile che io riesca a comprarlo. Bene. Come vedete, appunto, il secondo album, Return, e la versione nera, perché non so se abbiano nomi, cose strane. La versione nera, avete capito? Allora, passiamo già subito al coso delle card, eccetera, che come sempre mi sono spoilerate perché non so aspettare. Vabbè, questo è il librettino dei testi, credo. Sì. Direi che mi metto a cantare in coreano da oggi. Va bene, questo è dove c'è tutto l'ambaradan di card. Quindi, come se non sapessi. Vabbè, questi sono i soliti sticker che ti mettono dentro. Secondo me non sanno come riempire le cose, quindi buttano dentro sticker a caso. La fantastica card del G1, stupenda, trasparente, che ho trovato. Sì, vedete poco perché dietro c'è il riflesso, però è questa cosa. Fa tanto, non so, diapositive, antico stile, insomma, old. E queste sono tutte le cartoline. Bellissime, meravigliose. Questa è la card di gruppo. Approvo. Molto. Guarda lo scio del nano. Allora, se dico nano è G1, capitemi già. Perché non lo chiamo mai col suo nome. Bella, meravigliosa, devo dire. Ok, allora. Siccome non ho mai parlato degli Icon in questo canale, a parte le reaction, Hanbin è il wrecker, quindi approviamo questa foto. Ok, posso chiudere l'unboxing, direi. Dopo aver visto questa cosa stupenda. Allora, dovete capire che il nano qua, che sarebbe Jingwan e Bobby, sono praticamente più o meno allo stesso livello. Un pelo di più Bobby, però insomma, siamo là, quindi i problemi ce li ho con loro sostanzialmente. Appunto. Uno dietro l'altro, yeah. Mi piace questa cosa. Mi piace. Il maglione approvo. Sì, ma lui è tanto bambino, cute. Lui piace un sacco la voce. Io sono innamorata della sua voce, è una cosa stupenda. qua c'è da fare un discorso lungo, ma non ve lo faccio perché non voglio annoiarmi. Bella questa, cacchio. C'è un boom, mi piace. No, cosa? Ancora? Perché sto ricominciate? Via. Andiamo via da questa cosa. Bene. Questo, che figo, ma mi sono accorta adesso. Un po' di scritte intorno al CD. Icon al contrario. Era tutto programmato, ditelo. Vediamo. Ok, cominciamo con Hanbin. Che razza di maglia? Oh, vabbè. Tanto sta bene che è con lo straccio, quindi va bene. Cosa? Ma la sera Hanbin? Non ero pronta a questa cosa, il bianco e nero. Camicioni. Sempre alla gente che piace a me devono mettere le camicie. Non va bene. Beh, lo stile però è figo, devo dire. Molto urban. Mi piace, mi piace. Quindi c'è un misto tra bianco e nero e colore. Scusate. Guardare. Sì. Davvero? Sì. Posso ridere? No. Porca boia, non me la ricordavo. Sei un nano malefico, io te lo dico. Nasconditi da questa vita. Andiamo avanti. Oh, bene, l'amico della Brawlhalla Squad, chiamato Yunni. Mi piace un sacco il maglione che gli hanno messo. Lui mi piace tantissimo con questo outfit. Ma basta! Non lo voglio un Bobby con le cose sbracciate. Cioè, non so neanche parlare. Con i pantaloni sbregati, ok? Vestito di, ovviamente, come sempre. Questo mi piace. Approvo assai i profili della gente. Anzi, dei coreani. Questa cosa meravigliosa e bellissima, devo dire. Mi piace un sacco il taglio, tutto. Allora, posso dire che le labbra, sì, ho una specie di fissa, quindi no, no. Che bello. Guardate No. lui. Piango, basta. È bellissimo.
bene. Ma questi profili con i cosi, non voglio dire brutte parole, però col pomo da davo pronunciato non servivano, grazie. Andiamo avanti. Scusate, la jawline di Bobby, parliamone. Via, vado avanti, faccio schifo da sola. Che bella questa mia con... Ma lui è tanto cute, mi piace un sacco. Allora, cerchiamo di capirci. Che lui è vestito così, sì. No, basta, madonna. Io non lo voglio più questo nanetto, non lo voglio più. Toglietemelo. Io brucio tutto. Bella, bellissima, cacchio. Che estetica, gente. Baciato da riflessi del sole. Ok, la camicia è strafiga. Basta. Io sbatto i piedi, non mi interessa. Guardate il profilo e lo sguardo che guarda di là, ma non mi interessa. Sempre bello, eh? Ambin da lontano. Va bene. Maglione figo. Continuerò a ripetere. Vabbè, ma questo è un complotto, posso dirlo? È un complotto, perché che nessuno vi ha detto di vestirlo così. Stava bene anche con uno straccio. Vabbè. Ma cos'è sta roba? Ma cosa? Are you kidding me? Ma che caspita è? Cosa? Oh, ho bisogno di un minuto, scusate. Vabbè, andiamo avanti, direi. Lo Yunni, ciao! Uno dietro l'altro praticamente. Bellissimo. Ma basta! Madonna, ma quanto G1 c'è su questo album? Avete rotto le balle. Io non voglio più vedere questa cosa. Bobby, ovviamente. Ma quando mai nella vita? Madonna, che cos'è? Bellissimo, sei bellissimo. Basta. Vado avanti. Questa giacca è strafiga, la voglio io comunque. Chiamiamo gli autori, anzi chiamo. Mamma di Polaroid. Ambin che corre con le Converse rosse, cacchio, non le vedo una vita. E questa cosa, queste pose un po'... Ambin, bene. Avevi voglia di farti fare foto, sì. Allora, io so che ho pagato tanti soldi per questa cosa, però... Io queste foto non le voglio, capite? Non le voglio vedere. Con quel coso sbregato che si vede la pelle. No, basta, vado avanti. Bellissima questa, cacchio. Bellissima. Bello, bello. Lui se per i profili non ho mai capito. Ne ha fatto una foto da davanti, perché veramente... Sti profili, ma ce li avete su? Ma quanto lunga è sta cosa? È perché c'è il nano dietro. Guardate che roba. È un metro in chewing gum questo ragazzo. Dai, è vero però. Che c'è anche la foto. Oh mio Dio. È vero, un metro in chewing gum, caro. E in questo momento penso alla Giulia. Però no, è bellissima questa foto. Vabbè, Bobby, che avete finito da riprenderlo da qualsiasi prospettiva, tanto potete riprenderlo anche i piedi, va bene lo stesso. Bellissimo. Scrutiamo l'orizzonte. Ma ha finito Ambin? Ma cos'è tutta sta roba da boyfriend material che va su, giù, corre per i prati? Vabbè. Basta. Io mi sono stufata. Possiamo chiudere l'unboxing? Cioè, è un librettino del cacchio e dura 80 anni, cioè va bene. Bella questa, porca miseria. Ormai ho esaurito tutto, veramente. Lo Yunni che gli fanno le foto di nascosto. Vabbè. Io voglio sta giacca. Basta. Aspettate che rido per questa cosa. Che io devo avere anche la foto nel telefono, mi sa di sta roba. Vabbè, comunque è bellissimo. Il fetish sulle labbra, le sue. Poi per il resto, va bene.
Oh, gli hanno cambiato la camicia a Bobby, bene, grazie. Moro, bellissimo. Basta. Ma che veramente, lui solo di profilo gli hanno fatto le foto. Che tristezza. Sguardi profondi. Bella questa. Però l'avevo già vista tipo 8000 volte. La felpa è figa, devo dire. Ecco, era meglio che prendevate ancora di più sul muro, così non lo vedevo. Bella questa. Così dice, non mi ricordo come si dice gambe in francese. Le jambes ouvertes. Questa è l'ultima foto? Sì, bella comunque. Sì, è finito. I credits che non mi interessano. Bene, la tortura è finita, è durata più del previsto, devo dire. Non mi aspettavo tutta questa cosa. E soprattutto quando ho visto l'unboxing per comprare questa cosa, non sapevo che ci fosse tutta sta roba. Va bene. Ora di ascoltarmi il CD. Anzi, di riascoltarmi il CD. Bene. Visto che è la prima volta che portavo gli icon, fatemi sapere nei commenti se li seguite anche voi. Se siete delle iconic. E non so chi è il vostro bias, il wrecker, non lo so. Magari avete l'ultimate in questo gruppo, chi lo sa. E ditemi se avete questo album o l'altra versione, cioè quella rossa. Se avete qualche album degli Icon, visto che sono impossibili, devo comprarmi quello di Bobby, ma vabbè. Mai nella vita. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!